L'inseminatore è morto. C'è tuo padre? Hanno lasciato un figlio, un ragazzino di 13 anni, da solo. E la persona designata come tutore sono io. Ma hanno offerto una piccola somma. Quale sarebbe questa piccola somma? 100.000 euro. Tu domani vai a Roma e lo porti qui. Allora, è un film ricco di citazioni, di omaggi al cinema. E ha il sapore di una Madeleine. Possiamo dire anche che è un film sulla memoria storica, in qualche modo, del nostro paese? Che è un paese che tende un po' a dimenticare, forse. Sì, sicuramente del cinema. E poi anche, sì, certo, nella misura in cui il cinema ha raccontato il paese, anche del paese. Però è anche molto un film sul presente, no? E sui sentimenti, sulle relazioni tra le persone, sulle occasioni di conoscenza, di scambio, di incontro, eccetera, tra le persone. Con questi agganci nel tempo, sì, c'è un flashback su Stefano Bambino, in quell'Italia dell'82, con la musica dell'Italia 82. E poi ci sono delle citazioni di film che sono stati importanti per me, alcuni dei quali magari assolutamente dimenticati, ma che però meritavano un atto di gratitudine. Quello dei bambini è sempre stato uno sguardo privilegiato per lei, penso anche ai Bambini Sanno, il documentario. Perché? È da quello sguardo che bisogna ripartire? Sì, bisogna alzarsi a quel livello. Bisogna alzarsi al livello dei bambini che vedono le cose con una nitidezza che a noi sfugge. E i grandi pensano sempre che i bambini siano così un po' dei gusci vuoti da riempire con il loro carattere. E invece i bambini sono dotati di un pensiero, di una coscienza, di dubbi, di fantasie, e bisogna rispettarli e raccontarli per quello che sono. Non usare i bambini, ma rispettarli. Anche nel film i due bambini, chiamiamoli così, sì, anche se hanno 13 anni, ora 14, si sono impadroniti loro del personaggio. E poi sono andati, gli hanno dato delle caratterizzazioni loro, e io sono stato molto contento di questo, perché mi piaceva, ho voluto chiamarli col loro nome perché si identificassero. Per citare una battuta del film, si può smettere di essere bambini? Lei ha mai smesso? No, per carità, per carità, io ho paura di quelli che fanno finta di non essere stati bambini, o che non portano palesemente dentro di sé la coscienza di quella condizione meravigliosa. È difficile, perché poi tutti pensano, se bambini, ah, com'era bello quando eravamo bambini. Non è vero, quando si è bambini sono un sacco di travagli, di passaggi, di turbamenti, di scoperte. Si può dire in qualche modo che la sinistra italiana un po' abbia perso la sua infanzia a un certo punto? Ma no, non lo so. Guardi, quello che manca, ma non manca solo a sinistra, manca in generale, è l'accensione di un grande sogno, E attraverso il sogno l'idea che ci possa essere una vita migliore e diversa da quella che viviamo oggi. Se si fa strada l'idea che questo non sia possibile, allora ci si rintana, ci si chiude in difesa di quello che si ha, e quindi alla fine si finisce con lo stare in un cunicolo buio, ecco. Forse questo manca, ma non solo alla politica italiana, ma anche in generale. La sua più grande paura da regista nel fare questo passaggio a un lungometraggio di finzione, qual è stata? Se era c'era. Trovare la misura di linguaggio giusta, che assomigliasse all'intenzione che avevamo con Doriana Leondef quando abbiamo scritto il film. E cioè di fare un film che fosse una commedia, nel senso proprio del termine, nel senso alto del termine, sì. Cioè le commedie all'italiana erano rivolte a un grande pubblico, però erano al tempo stesso capaci di far ridere e capaci di commuovere. E quindi volevamo che il film avesse questo tono, e anche che non cadesse in certi stereotipi nei quali ogni tanto si cade. E invece la sua paura più grande da politico? La paura. L'unica cosa di cui un politico deve aver paura è la paura. Cito Roosevelt, non è una mia geniale invenzione, ma perché la paura è quando si fa strada nelle comunità che determina un bisogno di, alla fine, di autoritarismo. All'indomani delle primarie del PD,
che Italia ritrova? Ma sai, non è che la ritrovo, l'impressione che non abbia mai smesso di esserci. Solamente che non aveva l'occasione per esprimersi e non le veniva data l'occasione per esprimersi. Nel momento in cui queste persone, che sono tante nel nostro paese, hanno un'opportunità per ritrovarsi, che sia la manifestazione di Milano, che sia le primarie o che siano tante altre cose, lo fanno. Quando è che si smette di essere bambini? C'è un giorno in cui capisci che è finita? Per me un giorno ho sentito la voglia e la necessità di prendere un motorino e andarmene. E com'è stato? È stato il giorno più bello della mia vita. Ma per te c'è tempo.